Buonasera a tutti, sono Josef Fratangelo, TripAdvisor Italia. Il mio ruolo in TripAdvisor è un po' diverso in quanto io non seguo gli alberghi, ma seguo le destinazioni turistiche. Non si sente? Non funziona, sì, devi... Mi devo accomodare, preferivo stare in piedi. Va benissimo lo stesso. L'altezza ti penalizza. Esatto. Sì. Non è altezza mezza bellezza, allora. Chi di voi utilizza TripAdvisor? Wow, fantastico. Bene, tutti lo usate e spero bene anche. No. Lei non lo usa? Meglio, così cerco di conquistare alla fine della presentazione. Assolutamente sì. Devo dire che su un giornale l'altro giorno è comparsa una foto di un ristoratore che ha scritto sul suo locale: qui non entrano coloro che utilizzano TripAdvisor. Sì, sì. Lo saprà senz'altro, probabilmente lo avrete bacchettato. Mi è sfuggita come notizia. No, a parte tutti gli scherzi, vediamo un po' la situazione dall'inizio. Quello che è emerso stamattina è che cosa vogliono veramente i turisti, che cosa cercano. Nielsen ci dice che il 90% della popolazione mondiale si fida dei consigli delle prime persone, della prima cerca di amici, della famiglia, e il 70% invece si fida dei consigli e delle opinioni che trovano in rete. Partiamo da questo presupposto molto semplice. TripAdvisor. Chi è TripAdvisor? Ok, TripAdvisor è il più grosso portale al mondo di viaggi, dopo andiamo a vedere i numeri, ed è sempre presente nel mondo durante il percorso di viaggio. Dal momento dell'ispirazione, che va quindi sulla scelta della destinazione, vediamo i numeri e sono sempre in fortissima crescita, fino al momento della condivisione della propria esperienza di viaggio. Per quanto riguarda appunto i numeri, 125 milioni di recensioni ed opinioni, quindi circa 80 contributi ogni minuto su TripAdvisor, 260 milioni di utenti unici mese a livello mondiale. Se fossimo una nazione, a livello europeo saremmo la più grande. Ci sono oltre 3 milioni di business recensiti. Cosa intendiamo noi con business recensiti? Hotel, strutture ricettive, ristoranti, ma anche musei e attrazioni in generale. 134.000 destinazioni su TripAdvisor. Il mondo è presente su TripAdvisor. Noi abbiamo ricevuto recensioni dal 96% della popolazione, cioè dalle nazioni presenti a livello mondiale. E sono presenti circa 17 milioni di foto. So che questo forse interessa poco a livello mondiale. Vediamo invece a livello italiano. 8,5 milioni di opinioni e recensioni sull'Italia. L'Italia è sicuramente una delle nazioni più viste, più ricercate su TripAdvisor. Vi posso assicurare che siamo all'interno dei primi 5. Sono presenti oltre 220.000 appunto business, intesi, come torno a ripetere, strutture ricettive, ristoranti e anche musei. A livello italiano, TripAdvisor.it ha 3,9 milioni di utenti unici mese, spero 3,9 milioni e uno alla fine di questa conferenza, e siamo il sito numero uno di travel, ormai da circa 2 anni in maniera incontrastata. Rappresentiamo circa il 23-24% del mercato travel e abbiamo una crescita di circa il 100% anno dopo anno. Non sorprende infatti che gli italiani sono i più appassionati utilizzatori di TripAdvisor. Notizia di oggi appunto che diciamo, gli italiani seguono con passione e seguono con molta attenzione quello che succede su TripAdvisor. Sono postate circa 49.000 foto sull'Italia, una marea di foto. Non è un caso che abbia scelto Torino, non per la presenza di Piero Fassino ovviamente, anche per quello, ma soprattutto perché Torino nel 2012, se non ricordo male, è stata una delle destinazioni in maggiore crescita su TripAdvisor. In crescita intendiamo in termini di pagine viste e utenti unici. La migliore spiaggia del mondo su TripAdvisor? Baia dei Conigli, a Lampedusa. L'anno scorso abbiamo dato questo premio. La migliore destinazione vinicola in Europa? La Toscana. Non è perché la mia regione, quindi ho influenzato in qualche modo, no, assolutamente. La media delle attrazioni su TripAdvisor per quanto riguarda il mercato Italia supera il 4 su una scala di valori che va da 1 a 5, quindi viene utilizzata, l'Italia è percepita bene, l'Italia viene, se ne parla bene e il sentiment verso l'Italia è ottimo.
Andiamo a un settore abbastanza delicato che è il nostro core business, il settore alberghiero. L'Italia, notizia di circa 2 settimane fa, è la nazione più premiata in termini di traveler choice come sezione alberghi, 152, siamo i numeri uno a livello mondiale. La media delle strutture ricettive in Italia, come per le attrazioni, supera il 4. Non vi posso dare il numero corretto e preciso in quanto sono dati delicati. E visto che qui si parla di mezzogiorno, mi fa molto piacere dire che la prima regione con il miglior rapporto, quindi con la crescita maggiore e anche con il numero più alto in termini di valutazioni, è la regione Basilicata. Visto che molti se ne parlano... Ma io me lo auguro assolutamente che sia l'Expo. Abbiamo distribuito oltre 26.000 certificati di eccellenza per quanto riguarda il mercato Italia, quindi cioè, smettiamola di dire che i servizi offerti dal mercato Italia non sono buoni, quello che noi vediamo è esattamente il contrario, forse bisogna convincersi un po' di più e guardare meno l'erba del vicino che siamo bravi, che siamo, sappiamo fare turismo ovviamente. Questo è un altro dato, c'è stata una crescita del 58% di pagine viste sulle strutture ricettive italiane. Questa foto non è un caso, chi è che riconosce questo albergo? Qual è? Perché è famoso il Cavallino Bianco? Perché? Ha un asilo nido, è un asilo nido? Su TripAdvisor è il miglior albergo per famiglia a livello mondiale. No, è un caso. Non da ultimo questa immagine, vabbè, è famosissima, ed è un po', mi aspettavo un attacco, tra virgolette un attacco, passami il termine, sui i ristoranti. Gli italiani sono il popolo che a livello mondiale segue su TripAdvisor i ristoranti. Circa il 75% di quei 3,9 milioni di utenti unici mese viene su TripAdvisor anche e soprattutto per cercare informazioni sulla scelta di un ristorante. Vi ringrazio e buonasera.